Buonasera a tutti, carissime cinefile e carissimi cinefili, ben ritrovati in questo nuovo video. Allora, oggi voglio parlarvi di un film di Francesco Rosi del 1962 ed è intitolato Salvatore Giuliano. Premetto che farò alcuni spoiler all'interno di questo video, quindi se ancora non avete visto il film in questione tornate in un secondo momento. Allora, Salvatore Giuliano, un film che ha fatto scuola, un film epocale potremmo dire. Non è facile parlarne perché è un'opera veramente piena, colma di significati. È un film storico, è un film d'inchiesta, è un film politico anche. Drammatico e di costume, nel senso che la pellicola presenta, ripropone in modo estremamente curato, realistico, dettagliato il modo di pensare, il modo di comportarsi, di parlare, la cultura delle persone della Sicilia rurale e dell'entroterra, dei piccoli paesi. Il film presenta una cura per i dettagli semplicemente maniacale. Tutto è perfetto, veramente, tutto è perfetto. Qui, insomma, se veramente i dettagli fanno grandi film, cioè la grandezza dei film noi la notiamo dei dettagli, ecco, qui ogni dettaglio è curato alla perfezione, persino il soprabito del, diciamo, protagonista della pellicola sembra proprio lui, sembra proprio di vedere Salvatore Giuliano in scena in tutto e per tutto. E il film ci parla appunto della storia di questo personaggio piuttosto famoso, più che altro in Sicilia, ma in realtà ad essere protagonista è, diciamo, la storia stessa, cioè Salvatore Giuliano è in realtà un po' il pretesto per Rosi per fare un discorso più ampio, perché qui in questo film noi non ci occupiamo soltanto della storia di Salvatore Giuliano, del bandito Giuliano e basta, no, noi assistiamo anche alla descrizione della storia della Sicilia e d'Italia, in un arco temporale che sta compreso tra il 1945 e il 1960. Quindi noi abbiamo questi anni in cui il regista ci parla degli episodi più che altro più significativi e ci mostra appunto questo personaggio che è un po' il filo conduttore fra tutte queste vicende. E tra l'altro la narrazione è veramente fuori dall'ordinario, perché in realtà sin da subito noi vediamo che il protagonista della vicenda, cioè Giuliano, è morto, è stato ucciso, e quindi da lì parte la ricostruzione dei fatti, ma anche l'indagine su questo fatto di sangue per capire com'è andata, perché sin da subito, già nei primi 17 minuti di film, si capisce che la versione ufficiale data dalla polizia non sta in piedi. In poco tempo i giornalisti riescono a metterla in dubbio e a farci capire che in realtà le cose probabilmente sono andate in maniera diversa. E quindi, insomma, la trama del film è la storia del bandito Giuliano, della Sicilia ai tempi
delle spinte secessioniste, no? Subito dopo la fine della seconda guerra mondiale la Sicilia cerca di secedere, ci sono delle bande armate come quella di Giuliano stesso che prendono le armi e vanno a comporre l'esercito volontario per l'indipendenza della Sicilia, combattono quindi queste formazioni paramilitari, insomma, o militari, perché comunque Salvatore Giuliano ebbe il grado di colonnello, e colpiscono la polizia, colpiscono, diciamo, i simboli della presenza dello Stato italiano sulla Sicilia. Quindi assistiamo alla lotta armata, assistiamo quindi a questi anni veramente convulsi e sanguinosi. Poi c'è il momento della concessione dello statuto speciale alla Sicilia, quindi il momento in cui il movimento indipendentista viene un po' disinnescato, e allora la banda Giuliano, che finisce per non ricevere più il sostegno economico più che altro che aveva prima, e quindi loro continuano a rimanere come banditi, insomma, ad agire come tali, dandosi alla criminalità. Ma a un certo punto nel film si capisce che la questione non riguarda soltanto le estorsioni, i ricatti, le rapine, i sequestri di persona, eccetera. No, la questione sta diventando un po' più complicata di così. Perché? Perché Salvatore Giuliano nel frattempo aveva tessuto dei rapporti di protezione con la mafia locale, ma anche con la politica, e a un certo punto la politica si serve di Giuliano e della sua banda, e lo fa in occasione della strage di Portella della Ginestra. 1 maggio del 47, 14 persone vengono assassinate dai membri della banda Giuliano. Perché? Perché in quel periodo c'erano state le elezioni regionali, aveva vinto il, diciamo, fronte popolare, il blocco popolare, quindi, diciamo, la formazione di sinistra, che promuoveva la riforma agraria in Sicilia e quindi lottava contro il latifondismo. Di conseguenza, chiaramente, gli agganci politici di Giuliano, che erano tutt'altro che di sinistra, in favore delle lotte contadine, si rivolgono a lui per poter lanciare un messaggio forte e chiaro, fare un'azione militare contro i contadini e allo stesso tempo un'azione politica per cercare di contrastare questo movimento, e quindi avviene purtroppo la strage di Portella della Ginestra. E poi, altro momento importante è diciamo la fine della banda, i membri della banda che vengono via via catturati, la polizia si serve dell'aiuto anche della mafia, che a un certo punto decide di scaricare Giuliano perché la sua presenza è diventata troppo ingombrante, e arriviamo al processo di Viterbo del 51, cioè un anno dopo la morte di Giuliano, e qui diciamo che viene fuori quella che forse è la vera, la giusta versione dei fatti, cioè che Salvatore Giuliano non è stato ammazzato dalla polizia, ma dal suo vice Gaspare Pisciotta.
non ne abbiamo completamente la certezza, tant'è che la morte di Giuliano è fuori campo, però diciamo che si può un po' intuire, cioè è piuttosto probabile che effettivamente le cose siano andate così. E il film poi insomma si conclude con la morte di Pisciotta in carcere, avvelenato, e di uno di quei mafiosi che aveva aiutato la polizia a catturare i vari membri della banda Giuliano. Ora, questa è la storia che viene raccontata, ma dirla così veramente non rende l'idea, cioè bisogna vedere il film veramente per rendersi conto di come l'utilizzo dei flashback da parte di Rosie sia uno strumento estremamente efficace per poter focalizzare l'attenzione dello spettatore su questi eventi importanti che segnano le tappe di questo racconto. Il film ha uno sviluppo narrativo veramente eccezionale, cioè la storia è intricata, la storia è inquietante, però Rosie è riuscito a metterla in scena in una maniera assolutamente comprensibile, che si segue benissimo e che consente anche allo spettatore di farsi un po' la propria idea, cioè la bellezza anche di questo film è che non vuole essere depositario della verità. Rosie vuole raccontare le cose per come emergono dalle testimonianze e dalle carte processuali. Oltre quello non va. Oltre quello lui non si spinge, perché non vuole imporre una visione di questa storia e vuole dare la possibilità allo spettatore di farsi la sua idea e magari di proseguire, diciamo, l'opera che ha fatto il film stesso, cioè quella di cercare di illuminare le zone d'ombra. E in questo film le zone d'ombra ce ne sono veramente tante, ci sono ambiguità continue, rapporti ambigui al massimo tra la polizia, la mafia, alcuni membri della stessa banda Giuliano, i rapporti di protezione tra Giuliano stesso e la politica, cioè veramente è un film purtroppo presenta anche un'attualità sconcertante, perché ancora oggi purtroppo ci ritroviamo a parlare di cose come trattativa tra Stato e mafia. Ebbene, questo è un film che parla anche di questo argomento. Tra l'altro lo fa nel 62, cioè lo fa in un periodo in cui la parola mafia non veniva praticamente pronunciata. E ripeto, la forza di questo film sta nel fatto che non ha paura di parlare apertamente di queste cose, cioè è un'opera che non ha peli sulla lingua. Ci sono stati rapporti fra la polizia e la mafia? Sì, e allora io ve li faccio vedere, perché è ciò che è avvenuto, non mi sto inventando nulla. Questo sembra dirci Rosie, e lo spettatore gli crede perché il tutto è stato realizzato in una maniera semplicemente magistrale. Quando dicevo precedentemente che il film è anche una descrizione perfetta del contesto sociale e culturale di tutta la vicenda, è così, cioè Rosie, oltre a girare nei luoghi dove effettivamente la banda Giuliano ha operato, porta davanti la macchina d'appresa le persone del posto, il loro modo di vestire, il loro modo di parlare, il loro modo di comportarsi, di pensare.
per lo spettatore è come fare un viaggio indietro nel tempo, è come essere proprio lì, poter quasi sentire l'odore, il vento, il sole caldo di quella terra, insomma un film che veramente ti rende palpabile l'atmosfera che viene ricreata, e quindi è un film estremamente credibile, realistico, e poi appunto gli attori che sono stati utilizzati per lo più sono attori non professionisti, e qui capiamo quanto il neorealismo abbia influito su Francesco Rosi, quanto per esempio la lezione di Luchino Visconti sia stata importante per lui. E poi ecco un'altra cosa veramente interessante è che il film è un'inchiesta giornalistica un po' come In quarto potere di Wells, no? Cioè noi abbiamo praticamente il personaggio principale che all'inizio muore e la sua storia viene ricostruita da altri. La stessa cosa avviene qua, cioè abbiamo Salvatore Giuliano che all'inizio muore e poi la sua storia viene ricostruita in un secondo momento da altre persone. Solo che qui Salvatore Giuliano viene mostrato pochissimo. Se invece in quarto potere Kane aveva il controllo praticamente della scena, era a tutti gli effetti il film, cioè un personaggio interpretato da Wells era a tutti gli effetti il film, qui invece Salvatore Giuliano è appunto più un pretesto, è diciamo il MacGuffin, potremmo dire, per raccontare tutta la storia, ed effettivamente è così, perché il pretesto è l'omicidio di Giuliano, è da lì che parte tutta la ricerca, tutta l'indagine. E poi ecco un'altra cosa che a me è piaciuta tantissimo è la tecnica che mostra Rosi in questo film. Cioè io non sono uno che ha studiato cinema, quindi sicuramente non ne capisco molto, però mi sono reso conto che veramente Rosi è, in questo film, è veramente un maestro nel posizionare la macchina da presa, cioè riesce in un momento a porre la macchina da presa in una posizione in una posizione tale che vuol dare allo spettatore un punto di vista terzo, distaccato, quasi in disparte, e quindi vediamo queste inquadrature dall'alto che ci consentono di osservare l'azione da una certa distanza. Altre volte invece la macchina da presa è estremamente vicina all'azione, estremamente vicina ai personaggi, e lì veramente Rosi ci porta dentro questo mondo, questo microcosmo, per poter appunto capire qual è il contesto, qual è diciamo la natura, l'essenza del contesto storico, ma soprattutto sociale, che caratterizza questo film. E poi ha una capacità descrittiva incredibile, cioè lo spettatore sa sempre dove l'azione si sta svolgendo, e questo riesce a capirlo grazie anche a queste panoramiche che compie la macchina da presa. Si ha sempre la percezione nitida di quale sia la nostra posizione all'interno della storia e all'interno soprattutto del luogo. E poi c'ha anche, secondo me, un grande senso della geometria dell'inquadratura, cioè
con questa profondità di campo meravigliosa, vediamo come utilizzando appunto le strade, i muri, gli angoli, gli spigoli, riesce a dividere l'inquadratura e a dare un senso geometrico alla stessa, cioè veramente una cosa che a me è piaciuta moltissimo. E quindi, cioè, lui è anche un grande costruttore di immagini, e questo lo si vede, secondo me, anche nelle scene notturne, forse soprattutto ancora di più nelle scene notturne, perché il contrasto che c'è fra la luce e l'ombra, l'oscurità delle figure lì è veramente totale. Cioè, questo nero è nero veramente, veramente abissale, e la luce lì invece è veramente luminosa. Io quando dico questo, penso alla scena di Pisciotta che si trova in compagnia dei poliziotti e stanno andando verso l'abitazione dove Giuliano è nascosto. E a un certo punto noi vediamo che i personaggi che stanno camminando lungo una strada sono ripresi di spalle, ed è una ripresa notturna. Noi vediamo queste figure, queste ombre che sono in netto contrasto con la luce di questi lampioni che ci sono, e veramente lì sembra, non so, un quadro, un dipinto, una cosa fantastica. Sembra di essere di fronte a un film noir. E comunque effettivamente ci sono degli elementi del noir, perché abbiamo comunque i gangster, abbiamo la polizia anche corrotta, abbiamo la malavita e il marciume, anche il marciume che viene fuori da questi rapporti, da queste storie torbide che appunto sono nate da questi rapporti controversi tra appunto la banda Giuliano, la polizia, la politica. Insomma, è un film che ha veramente tantissime caratteristiche, che è di tanti generi. E poi, ecco, un'altra cosa che io ho apprezzato tantissimo è l'utilizzo della colonna sonora. La colonna sonora viene utilizzata non in molti momenti, cioè è ben dosata, è centellinata nei momenti in cui c'è magari necessità di accrescere la carica drammatica, cioè per far capire allo spettatore che quello è un momento veramente topico della narrazione, però senza mai andare a finire nell'esagerazione. Cioè non si va mai sul patetico, e spesso e volentieri Rosi non utilizza nessun brano, non utilizza la colonna sonora, semplicemente la stessa è fatta dalle voci, è fatta dal rumore del vento, o è fatta dai silenzi, e questo accresce, diciamo così, la carica documentaristica di questo film. E che dire di più? Cioè, un'opera assolutamente straordinaria, che ha influenzato, ribadisco, le generazioni successive di registi in Italia. Non lo so, se voi guardate la battaglia di Algeri di Pontecorvo, vi rendete conto di quanto sia importante il film di Rosi. Oppure se guardate un film più recente come Ella Alamein, La linea del fuoco di Monteleone, anche lì insomma, l'operazione che ha fatto il regista andando a intervistare, andando a incontrare i reduci, i sopravvissuti di quella battaglia. Lui ha messo insieme tutte le loro testimonianze e ha tirato fuori quel film, che secondo me è bellissimo. Ma forse ancora più bello è il documentario realizzato dallo stesso regista con le interviste dei reduci. Ecco, lì capiamo che lo stesso metodo che ha utilizzato Rosi è stato utilizzato
da un regista a noi contemporaneo, perché il film è uscito, ora non mi ricordo l'anno preciso, ma comunque è uscito dopo il 2000, ed è un film veramente, veramente bellissimo secondo me. Ma la sua influenza non è stata solo in Italia, c'è stata anche all'estero. Ho parlato prima di Scorsese, di Coppola, e se voi andate a vedere, non so, Main Streets di Martin Scorsese, come viene rappresentato, diciamo, quello spaccato di New York, quella parte, diciamo, della comunità italo-americana, il loro modo di parlare, di comportarsi, le loro logiche. Cioè, lì vediamo che effettivamente la lezione di Rosie è arrivata anche a Scorsese. Oppure pensiamo, non lo so, al Padrino parte seconda di Coppola. Anche quello è un film che in parte è ambientato in Sicilia per poco tempo, ma la riproposizione di quel contesto sociale, di quel contesto culturale, che è molto curato nel film di Coppola, sia per la parte siciliana ma soprattutto per la parte della New York d'inizio Novecento, ci rendiamo conto che anche lì l'influenza di Francesco Rosi è veramente molto molto forte. E quindi è un Salvatore Giuliano è un film veramente veramente straordinario, che andrebbe visto secondo me insieme ad un altro film di Rosi, che è Le mani sulla città, altro capolavoro indiscusso della cinematografia, e che appunto ci fa capire ulteriormente qual è lo stile di Rosi, qual è l'approccio nei confronti della realtà, e quale sia anche la sua idea di cinema. Cioè, questi film Rosi fa anche politica, nel senso che ci dà dei messaggi attraverso un cinema di denuncia, un cinema che potremmo dire impegnato socialmente. È un cinema che stimola lo spettatore, prima ancora di essere spettatore, chi sta guardando il film è un cittadino che deve impegnarsi attivamente per riuscire a rendere migliore il proprio paese. E il discorso che fa Rosi nel film Salvatore Giuliano è un discorso veramente molto inquietante, perché va ad analizzare un periodo storico che si pone nell'immediato secondo dopoguerra, cioè in un momento in cui l'Italia era praticamente azzerata. Alla fine il regime fascista ci aveva condotto nell'ennesima guerra, ed era stata quella che proprio ci aveva dato la mazzata finale. L'Italia completamente devastata, distrutta, guerra civile, morti, bombardamenti, strage, eccetera. E alla fine di questo conflitto devastante, diciamo che c'era l'occasione per poter cambiare radicalmente, per poter finalmente portare il paese verso un futuro che fosse migliore. E all'inizio pare essere possibile anche questa cosa, perché comunque noi vediamo come c'è un cambiamento importante nell'Italia, cioè c'è un cambiamento radicale dal punto di vista della forma di Stato. Dalla monarchia si passa alla Repubblica, e in Sicilia poi a un certo punto arriva lo Statuto Speciale, vincono i partiti di sinistra, e quindi per quei contadini che stavano sotto il tacco dei latifondisti e che rappresentano la maggioranza del tessuto produttivo agricolo della Sicilia, sembrava ci fosse una speranza, visto che ora all'interno delle istituzioni erano entrati quei partiti. E invece purtroppo la saldatura fra malavita e cattiva politica purtroppo reagisce e compie la strage di Portella della Ginestra. Ma quello è solo un esempio.
raccontato nel film, perché è una cosa che riguarda nello specifico Salvatore Giuliano, ma ci sono molti altri casi in cui sindacalisti, contadini, esponenti politici del Partito Socialista o del Partito Comunista sono stati assassinati perché davano fastidio, perché non andavano a intaccare gli interessi dei potenti, andavano a intaccare gli interessi dei latifondisti, e anche della politica che godeva del loro appoggio. Quindi, insomma, è un film che ci parla di tutte queste cose e che ci dice questi problemi devono essere risolti. E per farci capire che non dobbiamo mai abbassare la guardia, perché alla fine Giuliano muore, Pisciotta muore, la banda finisce, però i problemi rimangono, perché alla fine del film noi vediamo che nonostante siano passati diversi anni, però viene ucciso anche quel mafioso che aveva aiutato la polizia a catturare i banditi della banda Giuliano, e questo ci fa capire, viene ucciso così in mezzo alla folla, e questo ci fa capire che quell'atmosfera, quel, come posso dire, quel sistema malavitoso, criminale, che è stato raccontato in questo straordinario film, non è morto, ma continua. La vicenda non ha un punto finale. E quindi sta allo spettatore a un certo punto alzare il culo e cercare di impegnarsi per far sì che queste cose non succedano più in futuro. Quindi, capite bene che un film del genere ha una forza dirompente, ha una forza che i film di oggi in Italia non hanno, semplicemente non ce l'hanno. Non so se glielo farebbero girare a Rosi, se oggi fosse vivo, un film del genere. Non credo perché purtroppo oggi si tende molto a sottostimare il cinema italiano o a guardare dei film che non hanno assolutamente il valore di questa vera opera d'arte, ma soprattutto di questo film che ha un impegno civile pazzesco. E comunque consideriamo che all'epoca Salvatore Giuliano rischiò di non uscire, perché ad un certo punto la Banca Nazionale del Lavoro, che aveva promesso dei finanziamenti a questa pellicola, ritirò i soldi, perché il problema qual era? Che verosimilmente questo film avrebbe avuto delle noie da parte della censura, e quindi la banca si ritirò, il progetto rimase scoperto, e a quel punto ci fu produttore Franco Cristaldi che ci mise lui i soldi perché voleva che il film venisse fatto, perché insomma amico di Rosi, ma poi insomma gli piaceva il film, e lui ci ha messo la faccia, lui ci ha messo i soldi e il film ha potuto vedere la luce. E quindi anche la vicenda di questa pellicola ci fa capire quanto siano importanti anche i produttori. Produttori, quelli che hanno un minimo di cognizione, un minimo di capacità di valutazione del potenziale dell'opera. E Cristaldi, cioè, veramente si è messo in gioco e ha concesso a questo grande regista di fare il film che voleva fare, di realizzarlo come voleva, e alla fine è venuto fuori un capolavoro che, al di là dei premi che può aver ricevuto, è un capolavoro che è rimasto veramente lì incastonato nella storia del cinema e continua ancora ad oggi ad avere una forza impressionante. È un film inossidabile, veramente inossidabile, che dovrebbe essere proiettato nelle scuole, dovrebbe essere proiettato per le strade.
ovunque, lo dovrebbero mandare alla televisione di continuo, ma non per deprimere, per suscitare quell'impegno civile che purtroppo in Italia, a mio avviso, si sta sempre più affievolendo. Quindi, niente, insomma, guardatevi Salvatore Giuliano se ancora non l'avete visto, e già che ci siete, guardatevi anche Le mani sulla città. Questo è un film meraviglioso, un vero e proprio capolavoro, e niente, spero di avervi convinti. Per quello che riguarda, insomma, il film, ho detto tutto. Ci rivediamo ad un prossimo video e buonanotte a tutti. Ciao ragazzi.